Almeno 25 persone sono morte nella raid dell'aviazione siriana contro il campo per rifugiati palestinesi di Yarmouk, nei sobborghi di Damasco. Secondo gli attivisti siriani, le vittime si trovavano all'interno di una moschea colpita da un razzo. Sebbene non sia stato possibile verificare in modo autonomo l'autenticità di queste immagini, ci sono sembrate credibili. Dall'inizio dei combattimenti in Siria, quasi 2 anni fa, è la prima volta che un attacco aereo si abbatte sul campo di Yarmouk. Situato a sud della capitale, ospita la maggior parte degli oltre 500.000 palestinesi presenti nel paese. Gli uomini in condizioni di combattere sono stati reclutati e armati sia dalle forze fedeli al presidente Assad, sia da quelle che vorrebbero rovesciarlo. Dopo più di 10 giorni di combattimenti, sabato i ribelli hanno guadagnato terreno, costringendo alla fuga il comandante del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, alleato del regime. Un fatto che potrebbe forse spiegare il motivo del raid aereo.